Prima visita ufficiale del ministro dell'Economia Giovanni Tria ai laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Mentre a Roma le forze di governo discutono le misure economiche di punta, tra cui la flat tax, in una giornata al cardiopalma per la tenuta della maggioranza, Tria sceglie di rilassarsi nella pancia del Gran Sasso. In una visita già rinviata dalla settimana scorsa e che arriva in occasione della nomina del nuovo presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zocco. Un tour in uno dei centri di ricerca che segnano l'eccellenza scientifica italiana. Bandite le domande sulla manovra di bilancio, il ministro, che ha dapprima brevemente incontrato i rappresentanti istituzionali abruzzesi, come il presidente della regione, i sindaci dell'Aquila e di Teramo, il presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso, si è soffermato sugli interventi per la messa in sicurezza del cosiddetto sistema Gran Sasso. Nell'ultimo riunione del CIPE abbiamo sbloccato molti fondi sia per l'autostrada sia per questi lavori autostradali e delle gallerie. Quindi stiamo facendo tutto il possibile per mettere in moto tutti i fondi stanziati. Questo è il lavoro che sta facendo il governo in generale. Noi al MEF puntiamo e stiamo vedendo tutto ciò che è possibile sbloccare e coordinati con i ministeri competenti poi. Tria ha delegato ad altri risposte più puntuali sulla nomina del commissario straordinario. Laddove le cose sono bloccate è bene mettere un commissario, poi in particolare su questo non lo so adesso. Certezze arrivano invece dal presidente Marsilio. Noi abbiamo in questi mesi lavorato con il governo nazionale e con il Parlamento per ottenere il riconoscimento dell'assoluta emergenza della vicenda del Gran Sasso, dell'acquifero del Gran Sasso. Il governo ha riconosciuto questo fatto accogliendo l'emendamento allo sblocca cantieri che istituisce il commissario. Il commissario è stato individuato nella persona del professor Gisonni e attendiamo ormai ad ore il decreto del Presidente del Consiglio che possa mettere in piedi, almeno avviare la costituzione di questa struttura di missione. Ci sono 120 milioni stanziati. È la sua prima visita qui al laboratorio del Gran Sasso? Sì, è la mia prima visita. Sono affascinato da quello che si sta facendo qua, è una dimostrazione come bisogna far sapere come l'Italia abbia delle eccellenze, noi siamo alla frontiera della conoscenza in molti campi e questo è uno dei campi in cui siamo ancora di più, anche dal punto di vista storico credo, della frontiera della conoscenza mondiale. Quanto ai fondi per la ricostruzione stanziati dal governo Renzi con la finanziaria 2015 e che hanno durata fino al 2020, Tria glissa e rimanda la responsabilità a chi deve progettare e utilizzare i fondi pubblici. Il problema è di avere la capacità di utilizzare queste risorse e quindi una capacità di progettazione e di attuazione. Dobbiamo lavorare su questo, non è un problema di fondi.